Amiche e amici, a voi tutti buonasera e bentrovati alla Voce di Reporter, il dibattito del lunedì sera targato Telereporter, seguito da centinaia di migliaia di persone. Grazie davvero per la fiducia che ci accordate ogni settimana da anni. Come va? Come va? Come va? Lo sai già, come va? Come va? Come va? Siamo a Milano, siamo in Lombardia, siamo nel nord Italia e anzi, lo chiedo sempre molto volentieri, come va, come va, come va. Lo sapete già, come va, come va, come va. Con noi abbiamo la consigliera della Lega del Municipio 4 di Milano, la benvenuta Teresa Schiavo. Come va, come va, come va? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tutto ok, tutto ok, tutto ok. No, tutto ok lo diceva Albano. Ma io sono, sono rimasta Tu sei rimasta bene, no, è troppo indietro. Beppe Sala, che io saluto sempre con estremo affetto ogni volta che compaio in televisione, e lui sicuramente mi risponde con altrettanto affetto, ha invitato proprio il vincitore di Sanremo, che si chiede come va, come va, come va, e lo sai già come va, come va, come va, lo ha invitato direttamente a Palazzo Marino per congratularsi. E io è la prima volta, mi pare, che Beppe Sala inviti un vincitore del Festival di Sanremo a Palazzo Marino. Sì, per Sanremo, poi lui invita di tutto a Palazzo Marino, giusto per darsi un contegno. Però io sono molto contento che, adesso parte di scherzi, che abbia vinto, come si chiama? Mahmood. Con la canzone Soldi. Vabbè. E da qui due riflessioni. Sono molto contento che abbia vinto Mahmood, perché lui è nativo del Grattosoglio, ha vissuto al Grattosoglio, un quartiere molto difficile di Milano, e con questa vittoria Beppe Sala e la sua giunta hanno scoperto dell'esistenza del Grattosoglio, quindi sono molto molto contento. È un passo avanti. È un passo avanti. E poi il titolo della sua canzone è Soldi, e da qui infatti subito qualcuno si è mosso subito a Palazzo Marino. Beh, per coprire il buco di bilancio. Ci mancherebbe. Allora, benvenuto, a proposito di Palazzo Marino, al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Milano, l'amico Simone Sollazzo. Buonasera a tutti, bentrovati. Tu vai bene? Bene, dai, posso citare anch'io allora un giovanotti d'annata dello stesso periodo di Albano, bella storia. Allora. E quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo smesso di seguire Sanremo negli Abbiamo anni 80. Certa io noi, e te. Comunque. Io guardo, spero che non vada avanti molto questa roba, perché arriviamo a Orietta Berti finché la barca va, che sarebbe molto più di significato. Presidente del Consiglio del Municipio 4 di Milano per Forza Italia, l'amico Oscar Strano. Buonasera, buonasera. Presidente. No, io non canto. Io evito, non faccio neanche citazioni. Allora, il giochino è come va, come va, come va. Tu devi rispondere, lo sai già, lo sai già, lo sai già. Allora, rifacciamo così mi sento. Come va, come va, come va. Lo sai già, lo sai già, lo sai già. Bene, un saluto al Grattosoli, intanto che ci siamo anche alla Barona. Per il Partito Democratico, è stato parlamentare del Partito Democratico, è dirigente del PD, e con noi Marco Bergonzi. Buonasera a tutti, bentrovati. Non, tu non mi citi, tu l'hai visto Sanremo? Ne ho visto qualche pezzo. Hai visto anche il vincitore? Ho visto il vincitore, non l'ho visto vincere in diretta, ma ovviamente... Ma la canzone l'hai sentita? Sì, l'ho sentita. Ti è piaciuta? Ma insomma, così così diciamo. Che è già molto. Così così. Perfetto. Va bene, allora noi come primo argomento di questa sera dobbiamo assolutamente evitare i discorsi che stanno impazzando nella giornata odierna, sicuramente l'Abruzzo, dove ha vinto, stravinto il centrodestra, sicuramente c'è tutto il discorso relativo alla ricompattazione, al rincompattamento, al tutti insieme di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega. Perché? Perché nei weekend sicuramente il centrodestra ha avuto un momento di attenzione in più rispetto ad un eventuale buon fine per quanto riguarda le future dinamiche, i futuri equilibri nazionali. Dicevo, vogliamo evitarlo proprio perché chissà che test gli hanno già fatto, no? La Voce di Reporter invece in questa prima parte cerca di capire quello che sta succedendo tra Italia e Francia. Da qui il titolo: Macron si è offeso. Pazienza, ce n'è di gente che si offende con me. Il problema è un altro: cercare di capire che cosa è successo tra Italia e Francia, e soprattutto adesso, al di là del pettegolezzo e della facile risata, che cosa può
compromettere questo rapporto difficile tra Italia e i cugini d'Oltralpe per quanto concerne l'economia e l'industria. Intanto vediamo quello che è successo in questo servizio. Durissimo scontro diplomatico fra Italia e Francia, con Parigi che richiama il suo ambasciatore e denuncia attacchi senza precedenti e dichiarazioni oltraggiose. Dopo mesi di tensione arriva la goccia che fa traboccare il vaso. Con una foto trionfalistica che documenta l'incontro del 7 febbraio a Bruxelles di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista con alcuni leader del movimento di protesta, dei Gilets Jaunes. Fra di loro anche Christophe Chalençon, artigiano accusato di posizioni vicine all'estrema destra. Al centro dello scontro dunque la simpatia del movimento per giubbotti che da mesi ormai, stimolati dal caro benzina, protestano anche con la violenza contro il governo del presidente Emmanuel Macron. Il Ministero degli Esteri francese ha quindi annunciato che richiama l'ambasciatore Christophe Massé per consultazioni. Le ultime ingerenze costituiscono una provocazione ulteriore e inaccettabile. Si legge in un comunicato che parla di attacchi che durano da vari mesi. Avere dei disaccordi è una cosa, strumentalizzare una relazione a fini elettorali è un'altra, accusa il Quai d'Orsay, collegando esplicitamente l'atteggiamento del governo italiano alla campagna per le elezioni europee. Entrambi i partiti di governo da tempo prendono di mira Macron e l'Eliseo. Luigi Di Maio ha firmato solo il 7 gennaio scorso una dichiarazione che invitava i gilet gialli a non mollare. Quanto all'altro vice premier Matteo Salvini, non si contano più le sue contestazioni contro Parigi per gli sconfinamenti dei gendarmi alla frontiera, per l'atteggiamento francese nella vicenda migranti, con tanto di inviti a farsi esami di coscienza o peggio, così il 22 gennaio. Spero che i francesi possano liberarsi da un pessimo presidente. L'occasione è quella del 26 di maggio, dove finalmente il popolo francese potrà riprendersi in mano il suo futuro, il suo destino, il suo orgoglio, mal rappresentato da un personaggio come Macron. A chi toccherà ora fare da pompiere? Al premier Conte, al ministro degli esteri Moavero, finora scavalcato dagli eventi, o sotto traccia direttamente al Quirinale? In effetti, finché lo dice Vladimiro Poggi, che è un qua qua qualunque, ci sta. La domanda è, un ministro dell'interno italiano, al di là adesso del fatto che è leader della Lega, può compromettere i rapporti tra due stati che tra l'altro a livello commerciale e industriale hanno molto da condividere? Perché poi parliamoci chiaro, Matteo, io la penso esattamente come te sullo psicopatico di Macron, però devi anche capire che qui non sei in piazza, sei semplicemente di fronte a un cellulare, fai un video, ma tu sei il ministro dell'interno italiano. Vale la pena, ci chiediamo, compromettere le relazioni internazionali dei due paesi? Non capitava dal 1940 il ritiro dell'ambasciatore, e nel 40 poi ci fu la seconda guerra mondiale. Te rischiavo. Sì. Sostanzialmente ti dico questo, intanto Salvini, nostro ministro dell'interno, ha invitato per appianare le tensioni il suo omologo francese, che stizzito ha risposto: ah, io non sono... Non mi faccio convocare, esatto, da nessuno. Non è una convocazione, ma un invito. No, ma è la tipica risposta cordiale, dei francesi. Certo, per appianare le tensioni. Detto questo, vale la pena che la Francia cominci a rispettare l'Italia, il governo italiano, il popolo italiano, cosa che fino adesso non mi pare che la Francia abbia fatto. Al contrario, è stata la Francia a denigrare, uso proprio questo termine, a denigrare l'Italia e gli italiani da mesi, cominciando, lo ripeto ancora per chi non se lo ricordasse, a darci dei lebbrosi, dei vomitevoli, ad abbandonare come pacchi i migranti di notte nei boschi alla frontiera di Ventimiglia, e non solo, ricordo sempre che i gendarmi francesi, la polizia francese, fu quella che di peso prese una migrante incinta e la scaricò a mentone. Questa donna poi purtroppo è anche morta. Quindi sì. C'è anche l'altro discorso, che adesso la Francia, oltre ad aver richiamato l'ambasciatore francese, minaccia di non prendersi la quota di migranti che aveva promesso di prendere. Mi sembrano veramente dei capricci che poco hanno a che fare con il buon senso di un presidente francese che deve governare il suo paese, e non lo sta facendo bene, perché
anche se i gilet gialli hanno usato la forza o la violenza, come abbiamo visto da alcuni video, i gilet gialli rappresentano una buona parte, una buona fetta del popolo francese e devono essere ascoltati perché stanno manifestando un grande disagio. Bergonzi, il Partito Democratico è stato particolarmente duro nei confronti di Salvini, ma soprattutto di Di Maio, dicendo siete degli irresponsabili perché state facendo campagna elettorale per le europee sulla pelle degli imprenditori italiani che invece lavorano quotidianamente con i francesi, è così? Ma guardate, io la penso in modo diametralmente opposto. Qui non è un tema se Macron si è offeso o meno, capisco la sintesi del titolo. Però qui il problema è che portare a questo livello di scontro, costruire un nemico al giorno, e viene comodo costruire un nemico in uno stato estero in questo momento, ma ve ne sono altri, mostra un livello non solo di irresponsabilità, ma di bullismo e inadeguatezza colossale. Voglio fare soltanto un paragone sulla diversità di atteggiamento che i nostri solerti governanti hanno. Mentre sostengono Maduro in Venezuela, dicendo del non volersi ingerire in un governo, in chi governa un paese democraticamente eletto, democraticamente tra tante virgolette, comunque nel non volersi ingerire in un paese democraticamente eletto, ha un atteggiamento opposto nei confronti del governo francese, del presidente francese e segnatamente dei gilet gialli. Quando si è al governo non ci si può comportare come quando si è all'opposizione. Ma questo non lo dice il PD, perché il PD poi sembrano sempre quelli che devono dire per forza qualcosa contro. Non mi appartiene questo atteggiamento, l'opposizione sterile a chi governa è un gioco che abbiamo subito tantissimo e che, per quanto mi riguarda, non intendo ripagare scimmiottando atteggiamenti di altri che non ci appartengono. Qui obiettivamente non è che lo dica il PD, c'è una lettera di ieri congiunta del presidente degli industriali italiano e del presidente degli industriali francese. Noi non siamo, il popolo francese non è nostro nemico. Questo atteggiamento, ripeto, di bullismo e gradassaggine nei confronti della Francia non ci porta da nessuna parte, ci porta soltanto a essere in difficoltà col nostro primo partner commerciale. Badate, le ragioni economiche non sarebbero affatto quelle che dovrebbero indurci a fare i buoni di fronte ai soprusi degli altri. Io sono assolutamente per difendere, come dire, non soltanto la dignità, ma le posizioni ovviamente di un paese sovrano come l'Italia, ci mancherebbe altro. Ma dal momento che il governo che abbiamo rappresenta anche me, rappresenta tutto il nostro paese, io vorrei che la responsabilità inducesse a non parlare da leader dell'opposizione, ma inducesse a parlare come forza di governo. La campagna delle europee non giustifica questo. Io credo, adesso chiudo, che questo atteggiamento verrà pagato invece alle europee, no, perché gli italiani non sopportano un governo, un nemico al giorno. Ti faccio andare avanti naturalmente con tutti gli altri ospiti tra pochissimo. Tra l'altro sul piatto ci sono vicende particolarmente difficili, tra queste il discorso all'Italia con questa compagnia aerea che secondo me avrebbe dovuto chiudere i battenti almeno 25 anni fa, se non 30, quando hanno iniziato a servire delle arachidi al posto dei pranzi, ecco lì è già il tempo, lì avevi già capito, era già il segnale che andiamo con le altre compagnie. Perché? Perché l'Alitalia dovrebbe essere salvata da Air France. Però capite che adesso c'è proprio un giochino di ripicche. Perché nel momento in cui dico a Macron, senti Macron, sei uno psicopatico, punto. Non c'è bisogno adesso di tirare in ballo anche tutto il discorso commerciale. Invece salta fuori una serie di, appunto, di ripicche, di rivalse, di ricatti, che non c'entrano nulla con la polemica politica. Io poi sono particolarmente d'accordo con l'amico Bergonzi quando dice non si può trovare un nemico al giorno. E anche qui Di Maio, infatti adesso chiedo a Sollazzo cosa ne pensa, Di Maio anche lui deve capire che è il vice premier dell'Italia ed è il ministro dello sviluppo economico italiano. Andare a incontrare
una delegazione di gilet gialli che comunque per 18 volte hanno spaccato e distrutto porzioni importanti di città. Poi io posso essere d'accordo con le istanze di gilet gialli, però la domanda che ci poniamo questa sera in studio e che vedo che siamo un po' gli unici a porcela è: al di là di chi ha ragione e di chi ha torto, chi governa deve e può continuare a fare l'animatore politico in termini europei, l'aizzatore di folle, oppure deve essere consapevole del ruolo istituzionale che ha? Prego, Sollazzo. Allora, aizzare le folle sicuramente no, ma avviare un'interlocuzione costante con tutti i partner politici o comunque anche i cosiddetti avversari, secondo me sì, perché noi come forza politica non ci siamo mai preclusi il dialogo con nessuno. Pertanto io in questa visita ufficiale di Di Maio la vedo una visita diplomatica, che ci può anche stare perché siamo nel contesto europeo e tutte le dinamiche, le problematiche dell'Europa riguardano anche l'Italia. Allora ti faccio una domanda al contrario, perché so che sei una persona molto intelligente. Supponiamo che in questi mesi, nei prossimi mesi, nascesse un movimento italiano di piazza contro Di Maio e contro Salvini, che ne so, a favore dei migranti, supponiamo, e che vadano in piazza non con le solite bandierine arcobaleno, ma spaccando, distruggendo, bruciando automobili, facendo esattamente quello che stanno facendo i gilet gialli in Francia, e che Macron, se non Macron, il suo ministro, venisse in Italia incontrando questa folta platea di agitatori di piazza e dicesse: ah, la Francia è con voi. Secondo te Di Maio e Salvini non gli girerebbero un attimo le balle? In tal senso è chiaro che l'ingerenza è palese, quindi allora quello è ovvio, ma a maggior ragione noi dobbiamo velocizzare quello che è un'interlocuzione fra Italia e Francia in maniera molto più razionale, perché tutto quello che stiamo assistendo in questo momento risale già dal mese di agosto, da quando ci siamo, comunque anche da quando ci siamo insediati, perché gli attacchi di Macron, appena abbiamo avviato questo governo giallo-verde, sono stati rivolti a noi dicendo la minaccia populista, senza darci il tempo neanche di lavorare, di avviare quelle che sono le nostre riforme. Poi la Terry ha ricordato anche insulti pesanti, abbastanza dure, lebrosi, vomitevoli. È un'interlocuzione che è stata sbagliata dall'inizio. C'è da dire che Moscovicini ha aggiunti anche delle tutta la compagnia cantante, ce ne ha dette di ogni. Quindi adesso, di fronte a queste nostre visite ufficiali, è ovvio che c'è un certo risentimento che viene utilizzato per, lasciatemi dire, una pretattica, perché come nel calcio c'è anche in questo caso in politica una pretattica prima delle europee, e questa paura che la minaccia populista possa evolversi ulteriormente. Quindi, ma Macron chi rappresenta quindi per voi? Ma per noi rappresenta ancora quell'asse principale che comanda l'Europa insieme alla Germania, che è sempre stato questo il binomio che ha influenzato tutte le dinamiche europee. E lì allora ci vuole il nostro intervento diretto, cosa che non avviene, mi riaggancio all'intervento di Bergonzi, in Sud America, perché in quel caso sì che sarebbe un'ingerenza non voluta. Lì ci vuole un'unione panamericana. Però il popolo italiano in Venezuela è predominante. È predominante in questo caso, ma noi dobbiamo allora impostare il discorso o da un punto di vista politico o sociale, quindi l'interesse verso i nostri concittadini che vivono all'estero ci deve sempre essere, ma in quel caso le dinamiche politiche io lascerei tutto in mano alla responsabilità di una grande associazione panamericana che avvii dei dialoghi in maniera razionale. Voglio l'intervento di Oscar Strano, perché poi dal movimento delle vostre gambe credo che quando avrete parlato tutte e quattro potrà iniziare un dibattito. Possiamo piuttosto vi vedo molto ma è il classico tema, questo è il classico tema dei temi, cioè non è che Poggi è impazzito, dedichiamo una parte tra i rapporti tra Italia e Francia, no, è quello che nasconde questo argomento, cioè i mal di pancia, il fatto che l'Italia è da sempre molto schiacciata da questo asse franco-tedesco. Infatti io ho sempre detto: fate voi l'Europa, cioè la Germania, l'Austria, il Benelux e la Francia facciano la loro Europa e noi facciamo un altro circolo. Tipo... Posso drammatizzare? Sì. Ridateci la Gioconda e basta, la chiudiamo. Ecco. Anche 15 terroristi che bevono champagne in Francia, ci sono ancora quelli, no? E smettete di copiare l'Emmental svizzero, perché il vostro fa addirittura schifo. Oscar Strano, che cosa nasconde questa vicenda? Ma allora, questa vicenda intanto rileva un dato positivo.
cioè che il dibattito politico non ha più solo una dimensione nazionale ma una dimensione europea, cioè lo scontro tra leader politici è uno scontro europeo. Forse questo, perché ci sono le elezioni europee. Questo è un dato positivo per un europeista come me, perché quando si parla di uno spazio unico si parla anche di uno spazio politico e quindi questo è sicuramente positivo. Dopodiché, come si ricordava prima, siamo in una fase di campagna elettorale. Il presidente francese rappresenta qualcosa, i due vice premier italiani rappresentano qualcos'altro e queste due cose sono le due visioni politiche in Europa che stanno andando a scontrarsi. Quindi secondo me il dibattito è riassumibile tutto qua, cioè in una campagna elettorale che sta contrapponendo due visioni di Europa diverse. Ora c'è un problema però effettivamente, che non è solo una visione politica. Questi due schieramenti sono due schieramenti di governo, perché appunto il presidente francese, i due vicepremier italiani. Quando l'emotività, quando il carattere viene sovrapposto al ruolo che uno ha, ecco lì diventa pericoloso, perché parliamo di paesi che hanno rapporti da sempre praticamente, dalla Costituzione dell'Unione Europea hanno rapporti forti di amicizia. Oggi il ministro degli esteri ha fatto un'intervista in cui continua a ribadire che i rapporti non vanno minati, che bisogna continuare nella strada del dialogo e che questa bolla che si è creata è come dire, una bolla che si sgonfierà presto. Queste sono le parole del ministro italiano e sono state parole anche del ministro degli esteri francese, quindi secondo me è una tematica che si concluderà il 26 maggio, cioè noi finiremo il 26 maggio di fare. Però la cosa parte da molto lontano, o sbaglio? Cioè lo diciamo spesso ma lo ricordiamo troppo poco. Le famose risatine tra Sarkozy e la Merkel erano già lì, un'azione molto chiara di presa per i fondelli nei confronti dell'Italia, o no? C'è una sottovalutazione dell'Italia. I due paesi, diciamo, che si sentono titolari dell'Unione Europea, Francia e Germania, da quasi sempre hanno cercato di saldare il loro asse a scapito anche di altri paesi. L'Italia è sempre stato un po' il bersaglio di questo tipo di politica franco-tedesca. E questa è una cosa che ovviamente a tutti, tutti coloro che si sono succeduti nell'azione di governo devono rivendicare un orgoglio verso questi atteggiamenti, perché sono atteggiamenti che al di là, ripeto, delle questioni, a volte possono avere ragione loro, a volte possiamo avere ragione noi, il rispetto tra paesi impone un comportamento diverso. Ecco, su questo tema del rispetto, se mi permettete, vorrei mettere in fila due cose. Innanzitutto la asimmetria che c'è, dove da una parte parliamo del presidente francese e dall'altra di due che prima che essere vicepremier, quindi non sono l'interlocutore del presidente, né del presidente della Repubblica né del presidente del Consiglio di qualsiasi Stato, perché bisogna porre le questioni su un piano simmetrico. Ma viva Dio, riprendiamo un po' di... Si parla tanto di orgoglio nazionale. L'orgoglio nazionale è nel rivendicare il fatto che l'Italia è uno dei grandi paesi fondatori dell'Unione Europea. Due anni fa è stato fatto a Roma la celebrazione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Noi abbiamo un ruolo centrale nella costruzione europea. Lo abbiamo avuto fin qui e continuiamo a averlo, se vogliamo continuare a averlo. Nessuno costruisce campagne elettorali delegittimando altri, ma dicendo la propria visione d'Europa. L'orgoglio italiano trova compimento nel compimento del destino comune nell'Unione Europea. Se noi non capiamo questo, otteniamo un risultato che stanno ottenendo coloro che governano oggi, cioè un'Italia mai così isolata, mai così in pericolo per i propri anche scambi commerciali, noi abbiamo tutto da perdere da questo atteggiamento. Tutto. Francamente io credo che questo governo abbia ben capito che cosa significa l'orgoglio nazionale ed è finalmente la prima volta che l'Italia comincia a farsi sentire. Conta di e più. Se parliamo, perdonami, l'Italia di rispetto, conta di più. Io conta. Non ti ho interrotto, scusami. Abbi la compiacenza di non interrompermi. Se parliamo di rispetto, allora la Francia e la Germania
Germania, con il loro asse franco-tedesco, devono cominciare a rispettare e a tenere in considerazione l'Italia, cosa che fino adesso, anche l'abbiamo visto nell'incontro Macron e Merkel, non è avvenuto. Allora, chi sta bullizzando, e torno al tuo intervento di prima, perdonami Bergonzi, chi sta bullizzando l'Italia è Macron. E ricordo che ha iniziato Macron, e lo ripeto, con le sue affermazioni a bullizzare l'Italia. Perché? Perché il 26 maggio ci sono, ahimè, per loro, parlo, intendo del governo francese, Salvini è assolutamente con il popolo francese, con il popolo, nessuno è contro il popolo francese, siamo cugini, siamo amici del popolo francese, però è giusto che l'Europa torni ad essere l'Europa dei popoli e non l'Europa dei poteri forti di un Macron che è stato votato dal 40% del 40% di chi ha votato, è la realtà. Ma rendiamoci conto che sono slogan. Tu prima, mi dispiace. No, sono slogan. Innanzitutto anche la citazione che avete fatto prima, quella della lebra populista, non era indirizzata all'Italia. Perdonami. Non era indirizzata all'Italia. Era indirizzata, sentiamo. Al vento europeo, ai pericoli per l'Europa. Un presidente francese si può permettere di dare dei lebrosi a che sia, ma stiamo scherzando. Lebra populista è un altro discorso. La lebra populista? E io mi sento populista, io mi sento vicino al popolo che ha dato della lebrosa. Ma tu hai diritto di sentirti, quello che vuoi. Ti sembra normale? Ti sembra normale che si rompano le relazioni diplomatiche? Ma si rompono del popolo europeo? Ragazzi, non si rompono le relazioni diplomatiche al 38esimo parallelo. Stai scherzando. Trump si incontra con il leader nordcoreano. Sbaglio, però, le relazioni diplomatiche. I nervi si sono particolarmente scoperti quando Di Maio ha parlato di utilizzo delle colonie francesi per fare i soldi. Vogliamo entrare nel merito? Allora cominciamo a dire che quello è un atto volontario di 14 paesi che possono uscirne in qualsiasi momento. Sì. Cominciamo a dire che possono battere moneta e non esiste nessun aspetto nel quale questi paesi possono avere un detrimento dal fatto se battessero moneta. È un'adesione volontaria, fa comodo a tutti, sono paesi appunto che aderiscono volontariamente. Che la Francia abbia un'influenza su tutta un'area che infatti si chiama area del Franco Sefà, è un'influenza che viene dal passato, dalle colonie del passato e quant'altro. Ma ragazzi, ma noi parliamo del Commonwealth allora? Parliamo degli 86 paesi dell'UE? È chiaro che ci sono delle sfere di influenza mondiali. Scusa, ti interrompo un secondo per la pubblicità e aggiungo, se non altro, il Commonwealth non ha bombardato la Libia durante la notte. Noi abbiamo firmato quella roba lì, eh? Ah beh, col governo Berlusconi, dopo. Noi abbiamo firmato quella roba lì. A tra poco. Non è che cambiamo argomento, è una conseguenza, o se non altro la domanda che ci poniamo a questo tavolo è, tra l'altro ci sono problemi piuttosto gravi per il nostro paese. Voi sapete che l'Unione Europea ha tagliato le previsioni di crescita dell'Italia con il ministro dell'economia italiano Tria, che però per il momento sta minimizzando questi dati. Allora ci domandiamo, anche sta roba qua, Italia, Francia, gli insulti istituzionali che volano da una parte e dall'altra, anche lì si colloca in un momento particolarmente duro e delicato per noi italiani, che siamo di fatto oggi il fanalino di coda in termini di crescita economica. Vediamo. Era temuto e ampiamente anticipato, e alla fine il drastico taglio sulle previsioni della crescita italiana della Commissione europea è arrivato. Un intero punto in meno sul 2019, per cui ora Bruxelles stima appena un più 0,2%. La previsione sul 2020 è invece del più 0,8%, 4 decimali di punto in meno rispetto alle stime di 3 mesi fa. Si tratta in entrambi i casi delle stime più basse tra i paesi dell'Unione europea, anche se Bruxelles ha pesantemente rivisto al ribasso anche le previsioni di crescita di tutta l'area euro sul 2019, al più 1,3%, 0,6 punti in meno, rispetto alle stime di novembre.
Dall'Italia il ministro dell'economia Giovanni Tria ha cercato di relativizzare, commentando in aula alla Camera anche i dati dell'Istat, secondo cui il PIL nel quarto trimestre dello scorso anno si è contratto dello 0,2%. Secondo Tria, i fattori negativi che hanno determinato un peggioramento della crescita negli ultimi trimestri non sono destinati a perdurare e le condizioni macroeconomiche di fondo restano buone, per cui ci sarebbero le premesse per una graduale ripresa della crescita nel corso del 2019. Altri toni invece dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che dall'Abruzzo, dove ha partecipato a degli incontri in vista delle elezioni regionali di domenica 9 febbraio, ha subito assicurato. Non c'è nessuna patrimoniale, nessuna tassa sulla casa, nessuna tassa sui risparmi all'orizzonte. Salvini ha affermato che il governo sta lavorando per ridurre le tasse anche ai lavoratori dipendenti e sull'Unione Europea ha attaccato. Non hanno mai beccato una previsione questi professoroni negli ultimi 10 anni, anzi dicevano che andavano bene le riforme di Monti, della Fornero, e noi stiamo smontando. Allora, strano, il problema adesso, al di là dei commenti più o meno positivi da parte dei vari partiti, dei vari leader, il dato è inconfutabile, ovvero per il momento, secondo le previsioni dell'Unione Europea, l'Italia è il fanalino di coda della crescita. Ora, sono credibili dei dati da parte di persone che tifavano e continuano a tifare fondamentalmente per il fallimento di questo governo? Ricordiamoci che alla Francia, a proposito del tema precedente, è stato concesso un deficit sul PIL maggiore dell'Italia, ma senza tutti questi casini riferiti a mi raccomando andate a sbattere, cioè cerchiamo di fare un po' di chiarezza, prego. Ma, intanto sul nervosismo di prima, devo dire che la mia amica Terry ha tutte le ragioni per poter affrontare la questione con un filo d'orgoglio che rende anche fastidio le parole che abbiamo sentito dal presidente francese. Questo, ma lo penso che lo faccia a tutte le persone che si sentono attaccate nel loro orgoglio. E l'atteggiamento da bullo che l'onorevole Bergonzi prima diceva che l'Italia sta tenendo nei confronti degli altri paesi, l'abbiamo subito varie volte, quella risatina Sarkozy-Merkel. Cos'era se non un atteggiamento di scherno per il paese che era in quel momento e torniamo ad essere l'anello debole dell'Unione Europea? Quindi poi possiamo indagare sulle cause del fatto che siamo in questo momento considerati deboli, però un atteggiamento del genere non è rispettoso e quindi voglio dire sulle mancanze di rispetto ci stiamo giocando tutti. Poi il nervosismo quando hai un ruolo di governo, ripeto, lo devi gestire in una maniera diversa. Sono d'accordo che non si può andare a intaccare i rapporti diplomatici per una campagna elettorale, su questo invito tutti a un po' di... Però adesso il problema è capire se le previsioni sono effettivamente credibili oppure no. Dunque la scienza economica è quella che è, nel senso che oddio, fa delle previsioni. Oddio, già chiamarla scienza e chiamarla economica... È così, chi la studia all'università sa certo. Che c'è un grado anche di... E infatti dire, poi è una va previsione, fare i panini da McDonald's, la maggior parte di questi. È una previsione, sulla credibilità, voglio dire, io non vado a mettere in discussione dei professionisti. No, certo. Dopodiché io penso che verosimilmente i dati saranno più vicini a quello che è stato appena detto rispetto alle previsioni del governo italiano. Ma lo dico per due ragioni. Un motivo non è neanche tanto legato alla responsabilità del governo, ma alla dinamica globale che sta andando ad aggravare le tendenze. E l'altra invece è, secondo me, una responsabilità della politica economica di questo governo. Una in particolare? Se sul fronte delle pensioni io sono molto d'accordo con Salvini, sul fronte invece delle politiche assistenziali, cioè, e quindi il reddito di cittadinanza e anche questa avversione esasperata agli investimenti pubblici e alle opere pubbliche, ecco, io penso che tutta questa complessità vada a pesare sul dato che è stato appena riportato. Il decreto che poi investimenti pubblici sono abbastanza limitati perché Toninelli vorrebbe investire di più, però poi si accorge che è già proprietà dello Stato, quindi non è che, anzi ne approfitto per salutare Danilo, ecco, fin quando venivi da me in studio queste figure per lo stesso non le facevi, che chiedo perché che gli altri eri monitorato.
Ecco, per lo stesso rispetto che chiedo che gli altri tengano, io eviterò battute su Toninelli, eviterò battute su Valenzi. No, ma le faccio io, tranquillo, Danilo è un amico. Grazie, ma Danilo è un amico. Danilo è un amico, il problema è un'altra, il problema è che questa gente qui non ha capito che gli staff servono e come. Esatto. E lo dicevo col mio cameraman, Francesco, in macchina, diceva, lui mi ha fatto la domanda, ma è possibile che uno vada a inanellare delle figure di... Ma sì, perché lo staff è importante. Guarda, io fossi ministro, avrei bisogno di uno staff che tutti i giorni mi fa avere 10 fogli a 4 per dire allora questo ma dato. Sì. Se uno deve improvvisare costantemente, poi la figura... Però non lo possiamo dire a chi ha fatto la battaglia contro i competenti. Cioè, ce la ricordiamo questo tema, no? I competenti, i professoroni... persone da mettere in un angolo perché hanno fatto disastri. Allora, la competenza è una questione, poi ci sono le responsabilità individuali che anche un laureato può cannare bellamente, però i competenti, cioè quella parte, non si può pensare con tutto il rispetto che siamo tutti uguali, no. Che il percorso formativo sia giusto. Scusa, ma uguale. Devo andare sul sollazzo perché l'ho tirato in ballo diverse volte. Esatto, anch'io. Innanzitutto salutami Danilo se lo senti. Ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Sì, certo, ultimamente risponde poco al telefono perché è ministro. Ma volevo anch'io subentrare in questo dibattito sulle competenze. Ecco, ne approfitto proprio per dire che noi siamo sempre stati fautori della politica aperta a tutti i cittadini, porte aperte alle istituzioni. Ok, e ne sono ancora convinto, a distanza di mesi di questo governo, però c'è un però grande come una casa, che il cittadino che entra in un'istituzione deve essere però consapevole che deve studiare, argomentare, sviluppare certe conoscenze e basarsi sull'aiuto anche proprio delle cosiddette figure tecniche. E qua la chiudo. Per quanto riguarda invece la questione dell'Italia, non si sta dicendo nulla di nuovo. Io tra l'altro ho visto le ultime statistiche, anche la Germania con la crisi del mercato automobilistico e altri paesi come i Paesi Bassi che andavano benissimo su questo asse, diciamo, dell'Europa occidentale, non ho visto grandi numeri nemmeno per loro. Per noi purtroppo subiamo già dei difetti che sono strutturali, come sapete, perché non siamo un paese che ha materie prime, quindi già ci dobbiamo limitare a un'opera di trasformazione. Ma secondo te ne usciamo da questo problema di essere il fanalino di coda? Secondo me ne usciamo perché si perché la sfida è quella poi alla fine. Ma certo, ma già nei mesi scorsi si è avviata una cooperazione, dei dialoghi già col mercato cinese, perché vedete la visita che Di Maio ha fatto in Cina, lasciamo stare la gaffa sul nome del presidente, adesso ci si focalizza sempre sui dettagli. Però si è avviato quest'opera di interlocuzione con la quale permettere alla Cina di inserirsi anche nel mercato italiano per quanto riguarda gli scali portuali, ma nello stesso tempo noi esportare le nostre materie prime per quanto riguarda il settore alimentare e poi ravvivare questo scambio quindi commerciale. E, tra l'altro, ne approfitto della trasmissione anche per sottolineare quello che sta accadendo in Sardegna, di una situazione, come avete visto, anche delle quote latte, sì, che è andata fuori controllo. Noi dobbiamo operare su questo, quel gap che si forma fra un prezzo troppo basso riconosciuto ai produttori e agli allevatori, colmarlo attraverso magari una forma proprio di ammortizzazione e permettere quindi alla piccola media impresa di ripartire o di sostenere quantomeno i costi di produzione. E questo, noi dobbiamo insistere sempre sulla piccola media impresa, che ha un capitale umano limitato, proprio per permettere un'innovazione, e siamo in un paese che è molto indietro a livello di innovazione, a livello di connettività, sono cose che, ecco, diciamo, però, da sé. Forte dell'amicizia che lega voi quattro a me, mi posso permettere in nome di questa amicizia di farvi una domanda. Cioè, voi siete consapevoli che se questi dati negativi dovessero proseguire nei prossimi mesi non sarebbe più recessione tecnica, ma recessione effettiva? Ah sì? Cioè, ne siete consapevoli del fatto che al di là adesso delle elezioni europee arriva un momento in cui gli slogan finiscono? Cioè, i dati sono i dati. Esatto. No, perché io vi faccio questa domanda, perché se non altro sull'immigrazione, porti aperti, porti chiusi, però c'è stato un drastico calo, un risultato c'è stato. Anche sul discorso ONG si dà meno fiducia a persone che fanno i milioni di euro sulla pelle dei disperati. Che di fatto non conosciamo. Sul discorso imprese, ragazzi, o portiamo a casa la pagnotta a fine sera, esatto, perché così ci mettiamo intorno a tavola a mangiare, o altrimenti qua non c'è più trippa per gatti in termini proprio di dibattito.
Allora, sull'argomento di quanto poco cresce il nostro paese. Un minuto, poi andiamo in pubblicità, ma poi vai avanti. Allora, il dramma è questo, che lasciamo perdere che c'è una crescita inferiore alle attese in tutto il continente europeo e anche mondiale. Vabbè, lì, dazi. Ma noi stiamo crescendo un quinto di quelle che sono le stime del governo. Il problema di questa politica economica è che non fa investimenti, addirittura arriva a dire chi se ne frega di andare a Lione contestando la TAV. Ma viva Dio, io vorrei vedere in cantiere opere nuove e non mettere in discussione le vecchie. Okay, il paese non va avanti e quando così, ritorniamo Bergonzi va avanti, anche perché stiamo toccando un tema piuttosto non solo delicato ma anche piuttosto inedito, cioè io sfido qualsiasi altro collega televisivo a venire a verificare la domanda che ho appena posto, cioè al di là adesso delle elezioni arriva un momento in cui le promesse non daranno più nulla. Perché? Perché bisogna vedere i dati. A tra poco. Allora, Bergonzi stava facendo un discorso piuttosto interessante, ma soprattutto durante la pubblicità mi ha detto ancora una cosa più interessante. Prego, Bergonzi. Il tema è questo, badate, e noi dovremmo cercare di fare un esercizio di onestà intellettuale nei confronti di chi ci ascolta, perché non può essere un'eterna campagna elettorale. Alla fine i dati sono più forti delle chiacchiere e lo saranno sempre. Noi veniamo, poi andava tutto male, lo dico a quelli che dicevano che andava tutto male, per amor di Dio, bisogna aver chiaro che quando vieni da 14 trimestri col segno più e ne inauguri due col segno meno, bene, davanti andrà peggio. Il tema della politica economica... No, ma lei non l'hai usata bene, come permettimi, sono uno spin doctor, lo devi dire in maniera... Noi del PD abbiamo assicurato 14 segni positivi. No, ma io non voglio dire così. Devi dire così perché lei sia Io voglio mettere dell'onestà intellettuale sul tavolo che vede sempre delle contrapposizioni di bandiera. Se abbiamo perso le elezioni ci sono dei motivi, c'è Tele Lombardia, c'è Antena 3, vai a fare l'onesto intellettuale da loro, da me invece fai lo spettacolo. No, io non voglio fare spettacolo. Io vorrei che sui dati economici noi prendessimo atto che è molto seria la cosa. Ma per una volta che hai una cartuccia da sparare. Guarda, io la preferisco evocare quella splendida vignetta che c'è stata un mese fa ai festeggiamenti dal balcone di chi dice che ha abolito la povertà. Rispondo con una splendida vignetta dove c'è il papà che va dal bottegaio con per mano il bambino e gli chiede un chilo di caviale, paga lui quando cresce. Questa è la situazione attuale. Se tu non investi non avrai niente da ridistribuire, stiamo facendo una manovra a debito, viva Dio, i debiti prima o poi li paghi, il confronto di prima con la Francia è inesistente sotto questo profilo, loro potevano sforare più nel rapporto deficit PIL, se non ci diciamo che hanno il 40% di debiti in meno non andiamo da nessuna parte. A me non piace, a me piace avere l'orgoglio del mio paese e ritengo che abbiamo un destino comune nell'Unione Europea. Io voglio un'Unione Europea, io voglio investire nell'Unione Europea, vorrei che contassimo di più, che non fossimo così isolati. Anche noi, sicuramente anche il nostro ministro dell'interno. Vorrei più rispetto per quel grande sogno europeo. Tocca a noi farlo. Bergonzi, erano i trimestri col segno più? 14. È per questo che vi hanno mandato a casa le elezioni, no? Per dire andrà meglio. Ma voi avete tutte le soluzioni. Quando governavate, dove eravate? Eravamo a fare quei 14 trimestri col segno più. E per quello gli italiani hanno deciso di mandarmi a casa perché eravate troppo bravi. Stiamo a casa. Come dicevamo, siete a casa, cosa volete farci emigrare anche? E a ricostruire un vostro partito adesso che c'è il congresso, non rappresentate più gli italiani. Detto questo, gli italiani, parte di italiani, abbiamo preso più voti della Lega. Se vogliamo metterla così, mi trovi, se vuoi lo scontro, lo trovi a tutti i costi. Quindi alle scorse, oggi siete il dominus. Voi siete all'opposizione. Oggi siamo all'opposizione. E certo, state bullizzando anche il partner di governo. Comunque, lasciamo perdere.
non mi interessa non rispondo alle provocazioni. Io voglio, vorrei dire semplicemente che l'Europa dall'inizio serietà, è stata contro questo governo per sei mesi, gli ha messo i bastoni tra le ruote, vedi, non ce continuando la a bocciare una manovra che non andava bene. Quindi ovviamente adesso le previsioni europee, a parte che la crescita è calata in tutta Europa, quindi è un dato europeo, non riguarda solo l'Italia, lo dice Washington, il Fondo Monetario Internazionale, non mettete in discussione queste cose, sennò la gente non capisce. La crescita è calata in tutta Europa, sto dicendo quello che stai dicendo tu. Siamo allo 0,2 quindi noi, sto dicendo quello che stai dicendo tu. Un se l'Europa non avesse previsioni. Messo i bastoni tra le ruote per sei mesi a questo governo, permettendo al governo di lavorare, forse a quest'ora non saremmo governa. Così. Ma le previsioni di chi non crede a questo governo non sono credibili. Le previsioni di questa manovra le vedremo nei prossimi mesi. Lasciate lavorare questo governo e poi ne riparliamo tra un pochino. Facciamo va un patto tra di noi. Voi che siete da 14 semestri, facciamo un patto tra di noi, no? Visto che andiamo di provocazione. Ma anche perché guarda, io non c'ho, te mi sei simpatico, ma ci mancherà. Ma ci mancherà. Il rispetto è fuori discussione. A questo tavolo c'è sempre il rispetto. Facciamo un patto d'onestà intellettuale, voglio dire. Sempre onestà. Ditemi voi. Qual è la data nella quale ciò che accade, in congiuntura sfavorevole o meno, finirà di essere colpa di qualcun altro e sarà colpa direi vostra? Direi 20 aprile 2032. Qual è? Va bene? Lui va bene il 20 aprile 2032. Allora, grazie per averci seguiti, ci rivediamo nel 2032, va bene? Stiamo ironizzando, va bene, 2032, certo, se vogliamo scherzare, scherziamo. Badate, questo è un paese... No, ricordiamoci una cosa, permettetemi una battuta, scusate. Anche due, tre, quattro. Questo è un paese che passa molto alla svelta dall'applauso al forco. Anche questo molto alla svelta, ma guarda, okay? Ma io quindi sono, si può ingannare per molto tempo ma poca gente e loro ne sanno qualcosa tempo, perché appunto, ci furono le europee dove presero il 40%, certo, il giorno dopo di quelle pernacchie sono arrivate, beh, insomma, le elezioni sono state a mio modo di vedere il secondo tempo del referendum, no? Dove noi abbiamo avuto tanti dei nostri che erano contro, abbiamo avuto una scissione su quello. Il referendum costituzionale avrebbe cambiato il segno di ciò che è avvenuto, avrebbe cambiato il segno. Il disegno che adesso avete portato al Senato sulla riduzione del numero dei parlamentari era esattamente la stessa riduzione che, numericamente parlando, poi fatta in modo diverso, che era dentro il referendum costituzionale. Noi era molto più comodo se non avessimo fatto quel referendum. Ma voi con il referendum volevate cambiare l'intera Costituzione, quindi è un altro discorso. La parte fondamentale diciamo è immutabile. Signori, io cerco sempre di avere fiducia in voi, però alla fine devo sempre riprendere. Sì, perché ecco, io vi lascio liberi 3-4 minuti e se non dovessi tirare. Poi sul Lazio abbiamo assistito molto volentieri. No, ma infatti adesso scastrano, adesso lo sento. Però torno sempre sul discorso che scherzosamente facevo con Bergonzi sulla comunicazione dello Spin Doctor. Io credo che su molte cose Bergonzi abbia ragione. Il vostro grosso problema è che avete avuto uno come Matteo Renzi, che al di là delle proposte, dei contenuti, proprio era inguardabile dall'inizio. Cioè, uno accendeva la televisione, avesse detto anche viva la mamma, uno gli dice ma che roba. Ma non, tifo da curva nord e curva sud non lo condivido. È un problema i renziani e gli antirenziani. Quella è roba vostra, non è roba mia. È un problema di comunicazione. Beh, è stata data credibilità. Comunicazione. Tutto il partito, Ah, ma certo, ma ci mancherebbe altro. Io sono d'accordo con Bergonzi quando dice, ragazzi, più 14 e adesso meno 2, ho capito. Allora sono dati inconfutabili. Il problema era semplicemente cercare di capire da parte del Partito Democratico, tanto più che con Gentiloni ne ha avuto una prova del cambio di passo di comunicazione, che non poteva affidare ad uno come Renzi la sorte non solo del partito ma del governo italiano. Mio punto di vista, per l'amor di Dio. Però la comunicazione è l'80% dell'azione politica. Purtroppo, se mi permetti di dire, purtroppo, ne prendo atto perché mi piacerebbe ci fosse di più contenuto e poi la comunicazione fosse un mezzo per arrivare a chi è il destinatario di quel contenuto. Invece lasciamo da parte i contenuti. Io comunque sono uomo d'azienda, tutta la vita ho lavorato in aziende. Lo so. E dico una banalità, e così mi coprirete di accuse di banalità. Ma se tu non produci reddito, non hai nulla da redistribuire.
distribuire, ok? Esatto. Questo lo sa una comunità economica e lo deve sapere anche un paese. Se noi non facciamo investimenti non avremo niente da redistribuire. È una grande Oscar. Verità, non è una banalità. Allora, adesso al di là del tema della comunicazione e sui, voglio dire, gli attriti personali, sul contenuto, noi siamo un paese che, come giustamente ricordava l'onorevole Bergonzi, prima che redistribuire deve creare ricchezza, sì. Un paese con una produttività molto molto bassa rispetto agli altri paesi, siamo un paese che vive, diciamo così, schiacciato da un macigno che è un debito pubblico che è veramente insostenibile, ma questo non lo dice l'Unione Europea, lo dice il buonsenso. Quando hai una crescita con un margine così ristretto e un debito così alto, ma anche un padre di famiglia lo sa che cosa vuol dire, no? Vuol dire che non ha una prospettiva, cioè non ha una prospettiva di rientro. Siamo un paese con una prospettiva molto risicata. Anche i governi precedenti hanno scelto, forse perché voglio dire, comunque il consenso è consenso e quindi bisogna sempre nutrirlo, di fare delle misure di piccola redistribuzione, erano gli 80 euro, alla grandissima redistribuzione che era il reddito di cittadinanza, senza considerare il fatto, e questo è fondamentale, che se non si come dire, sblocca il lavoro, la potenzialità di creare lavoro, la produttività delle imprese, Non avremo più niente da redistribuire tra qualche tempo, e la riduzione delle previsioni di crescita è esattamente questa cosa qua, perché nell'enfasi, diciamo così, dell'inizio si poteva pensare di mettere in cantiere queste proposte che erano state lanciate in campagna elettorale, tanto le stime precedenti erano comunque abbastanza rosee, perché un minimo di crescita dopo mesi e mesi di decrescita pesante potevano far sperare che i tempi si dilungassero di qualche cosa. Purtroppo i tempi e il mercato, come i tempi, non sono così, non cercano il consenso, si basano sulle congiunture. E la congiuntura in poco tempo, anche per colpe, meriti, insomma questo lo discuteremo, del mercato globale, si sta rallentando. Perché? Perché l'America, da politica commerciale espansiva, ha ristretto, diciamo, i rapporti commerciali con la Cina, l'Unione Europea, anche lei è entrata, la domanda interna si sta molto, come dire, stagnando, cioè c'è una complessità. Il nostro governo purtroppo ha mirato prima al tema del consenso e meno a una visione di prospettiva, perché secondo me la scadenza è il 26 maggio, dopodiché vedremo come andare avanti, non è veramente la fine della legislatura. No, mi interrompo, sì. Perché andiamo in pubblicità e poi partiamo sul pulito, a tra poco. Tra l'altro, nel fine settimana appena trascorso si è mobilitato il cosiddetto mondo del lavoro, poi bisogna capire quanti lavorano ancora di quel mondo, nel senso che è indubbio che ormai il sindacato abbia dei grossissimi problemi con il reale mondo del lavoro, perché CGIL e CISL e UIL rappresentano sempre di più le fasce statali o addirittura i pensionati, perché poi molti nostri coetanei, e parlo di me e non di questi quattro vecchi al tavolo, fondamentalmente fanno dei lavori sottopagati e neanche indirizzati dal sindacato. Naturalmente era una battuta, perché ho anche una signora che tra l'altro è più giovane di me, vero? Sì, Teresa. Spero, non lo so, tu di sempre sei. Di sì. Ma no, io sono sempre più vecchio di tutti. Io sono il grande vecchio, come dicevo. Il grande saggio, quindi. Una saggezza. Essere vecchi può essere. Fatto sta che questo fine settimana in quanti erano a Roma? Non lo so, penso che le vostre 200.000, si diceva, fonti giornalistiche hanno riempito Piazza San Giovanni, diciamo, sì, anche che non è una grande piazza. È una piazza storica del sindacato. Fatto sta che è stata anche la prima uscita del nuovo segretario generale di CGIL Landini, okay. Famoso per essere stato particolarmente polemico nei confronti del PD.
tanto più che era un po' un anti-Renzi all'epoca. Lui rappresentava la FIOM, l'anima più dura e pura della CGIL, cioè i metalmeccanici. Sentiamo cosa ha detto Landini in questa prima uscita pubblica. Se il governo ha un briciolo di saggezza, io penso che dopo una giornata come questa dovrebbe aprire il tavolo della trattativa che gli stiamo chiedendo e discutere con le organizzazioni sindacali. Ma se non dovesse succedere, l'impegno che ci arriva da questa piazza proprio per curare tutti assieme quello che stiamo seminando oggi, il governo lo deve sapere, che noi non ci fermeremo e che andremo avanti in ogni territorio, nel paese, fino a quando ciò che abbiamo chiesto non lo porteremo a casa. Viva l'unità sindacale, viva il mondo del lavoro, avanti tutti assieme, grazie. Pensavo che dicesse viva il re, avanti Savoia, perché aveva una spinta. Davvero. Quanto c'è di anacronistico in questo? Cioè, ragazzi, adesso parte gli scherzi. CGIL, CISL e UIL, ripeto, possono andar bene per certe categorie, ma oggi il mondo del lavoro è completamente, purtroppo, fuori norma, fuori contrattazione, fuori regola. Non a caso addirittura Di Maio in più interventi in campagna elettorale qualche mese fa parlava di dare soprattutto uno spiraglio alle nuove generazioni che non sono neanche più rappresentate. Salvini aveva fatto tutto un discorso riferito al salario minimo, no? Il Partito Democratico, con diverse correnti interne, parlava di riappropriarsi del futuro dei giovani e delle coppie giovani. Cioè, il mio terrore, al di là della battuta, è che queste piazze li riempi facilmente con l'organizzazione dei circoli, delle sezioni, però quanto c'è effettivamente di rappresentativo oggi nel sindacato? No, pochissimo, devo dirti la verità, pochissimo, perché io ho tanti amici che quando parlano quando provano a essere rappresentati dai sindacati rimangono sempre enormemente delusi, rimane questa distanza incolmabile. Ora credo che con Landini abbiano un po' svecchiato, cerchino un po' di svecchiare questo mondo di CGIL, CISL e UIL. E infatti lui sta facendo molta politica, e lo dico tra virgolette. Landini se l'è sempre presa con i governi di turno, e facendo, polemizzando, alimentando la rabbia di quelli che credono ancora di essere rappresentati dai sindacati, poi riempie le piazze. In realtà dovrebbe fare meno politica e più il sindacalista, dedicarsi veramente a chi dice di rappresentare, cosa che a mio avviso non fanno più oggi. Ecco, ma Bergonzi, per tornare a dedicarsi davvero, effettivamente al mondo del lavoro, non occorre però riformare lo stesso mondo del lavoro. Oggi molto spesso le battaglie sono in merito ad accordi normativi o statuti che risalgono a 30 anni fa. Beh, viva Dio, parla con chi ha avuto un'esperienza di governo, non il sottoscritto, sto parlando noi come Partito sì. Democratico, nella quale una qualche riforma è stata fatta. Penso soltanto, visto che siamo in questo tema, all'articolo 18, è stata una cosa forte, stridente, che ha lasciato qualche segno. Io credo questo, lo si può definire come si vuole, diciamo, il mondo sindacale. Però credo che chi governa debba interloquire con le parti sociali. Ma cosa rappresentano oggi? Cosa rappresentano? Comunque rappresentano molte centinaia di migliaia di iscritti, quando non milioni, e sono una parte del paese. Comunque, che poi oggi ci sia effettivamente una prevalenza magari da parte del sindacato pensionati piuttosto che altre categorie storicamente, questo è un altro discorso, ma il calo della metalmeccanica in Italia si riflette anche sulla rappresentanza sindacale. Credo che noi abbiamo fatto, questo sia una parte di errori che abbiamo fatto, di aver fatto tante riforme, diciamo tra virgolette, per il paese, ma non con il paese, e questo ci ha portato, insomma, a quella distanza che poi dopo alle elezioni non ci ha premiato. Penso che il governo debba interloquire nel rispetto dei ruoli, certo. Perché anch'io ci sono state tante cose in passato, il sindacato in certi periodi del passato ha difeso l'indifendibile e quindi ha perso parte della sua credibilità. Ed è un problema per tutti se il sindacato perde credibilità. Io sono per rispettare
fermare i corpi intermedi, il sindacato segnatamente, e far sì che il governo abbia un'interlocuzione, che non significa avere le stesse posizioni, ma significa perlomeno avere il rispetto di sedersi intorno al tavolo e concertare quello che è concertabile, rimanere su posizioni distanti ove questo non è concertabile. Ma il rispetto reciproco è la prima cosa. La battuta indovinatissima di quella vignetta che tu hai ricordato è trasportabile anche al sindacato, cioè quando il papà dice mi dia del caviale pagherà lui un giorno, anche sotto il profilo delle battaglie pseudosindacali degli anni 80, quando c'era gente che andava in pensione a 45-48 anni, avete difeso l'indifendibile. Vero. E oggi stanno pagando proprio le nuove generazioni. Io, se posso dire, prego, due cose, all'indifendibile mi riferivo a esempi come difendere chi rubava nelle valigie a Malpensa. Certo. Tu non puoi pretendere che certa gente venga reintegrata, se no non difendi quelli che meritano di essere difesi. Soldazzo. Per me quelli vanno a casa. Sì. L'ultima cosa, prego. Articolo 18, io, non parlo d'altri, io ho lavorato 10 anni in un'azienda con una dozzina di dipendenti e poi altrettanti in un'azienda con 600 dipendenti. Mm-hmm. Prima non ero tutelato dall'articolo 18, poi sì, ma io sono la stessa persona. Per quale motivo il dibattito sull'articolo 18 doveva difendere chi era già dentro al mondo del lavoro e non una propensione verso coloro, i nuovi lavori, i giovani e quant'altro? È su queste cose, certo, che noi vogliamo essere. Sollazzo. Io trovo veramente che oltre i 3 sindacati di base, anche gli altri non sono poi diversi nella dinamica. Vedo tante parole ma concretezza effettivamente poca. Quindi vorrei riportare l'azione dei sindacati a un livello molto più pragmatico. Al di là della figura di Landini, che oramai conosciamo benissimo, come è stato ricordato anche da Terry, dovrebbe darsi di più alla politica proprio come forma di comunicazione. Tra l'altro la continuità, perché è il candidato della Camusso, no? Tra l'altro. Io davvero vedo che i sindacati lo sono da sempre, non sto dicendo nulla di nuovo e ne sono consapevole, sono il braccio armato di quelli che sono i partiti, armato chiaramente non di armi ma di retorica, di bacino di voti. Dovrebbero focalizzarsi su aspetti molto più concreti, vale ma, a dire, ma riforma. Quello, scusami Simona, quella sì, forse anche una volta, perché oggi quando vai a votare vedrai anche le piazze con le bandiere CGIL e CISL e UIL, ma poi quando vai a votare quelle persone, molte di quelle votano altri partiti. E questo infatti... Non votano mica più PD o SEL. Per fortuna, c'è stato ormai uno smembramento di quello che è la rappresentanza elettorale col sindacale e con la sinistra. E la delusione stessa di questi organi di intermediazione che poi rimane ferma sul lato solo delle parole. Io, come stavo cercando di dire, dobbiamo concentrarci con loro, quindi come classe politica e sindacato, sì, a estrapolare degli argomenti molto concreti per la cittadinanza, vale a dire riforma dei centri per l'impiego, sì, e questa è una sfida che abbiamo già lanciato anche all'interno del discorso del reddito di cittadinanza, l'arrivo dei nuovi mestieri, quindi l'innovazione di cui ne parliamo tanto, ma dobbiamo anche capire come tradurla poi all'interno del settore lavorativo, come ricollocare sia i giovani ma anche tutte quelle persone che malauguratamente hanno perso proprio una professione dai 50 anni ai 60, che sono in una fase che non sono ancora pensionabili, chiaramente in un'ottica di quota 100, ma nello stesso tempo non sono, chiaro, anziani da poter lasciare ai margini. Quindi abbiamo degli argomenti concreti. Nel discorso di Landini vedo che rimaniamo sospesi, chiederemo, faremo, cosa chiedete esattamente? Posso dire una cosa velocissima? Velocissima, perché vado su Oscar. Sì, una cosa giusta ha detto Bergonzi, che mi viene in mente, che il sindacato è quello che difendeva chi rubava dentro le valigie a Malpensa e poi non si occupava e non difendeva magari dei lavoratori che venivano vessati e sfruttati dalle aziende. Beh, certo, questo certo, è il quadro, certo, che io ricordo. Ma certo, voglio dire, il sindacato, come anche i partiti del resto, erano strutture che avevano, come dire, una chiara identità e anche una chiara procedura, è diciamo, chiaro, così, una rappresentanza diretta nella Prima Repubblica più che altro. Dalla Seconda Repubblica in poi, adesso non so se siamo nella Terza, forse mi sono perso qualcosa, comunque dalla Seconda Repubblica in poi i corpi intermedi hanno subito, diciamo così, una trasformazione che io ritengo inevitabile. Ma vista anche perché la non hanno dato dei risultati? Ma sui risultati, voglio dire, io sono un liberale, un liberista in economia, quindi voglio dire, talvolta il sindacato l'ho visto come un dito nell'occhio, però le battaglie quantomeno lo statuto dei lavoratori è stato comunque un grande risultato, sì, ho capito, delle rappresentanze 70, sindacali. Certo, ma sa 40 anni, però ragazzi, voglio dire, il problema è che quando io vado con il mio cameraman a fare, non farmi capita, fare la no, figura di quello che difende, no, per carità, no, non voglio, è questo. Voglio semplicemente, visto che siamo a un tavolo e parliamo senza schemi, io, a me capita spesso di andare col microfono quando è successo la roba di Amazon, sono andato là, certo, 3 giorni.
Ma ragazzi, ma, certo, ma ci fosse stato un lavoratore, certo, che mi avesse detto noi abbiamo fiducia, ma nel, certo, mondo sindacale, ma nessuno. Ma perché il mercato del lavoro è cambiato e loro non se ne sono resi conto, questo è il tema. Ma perché? Perché giustamente, o non giustamente, voglio dire, quello dipende dai punti di vista, loro sono arroccati, diciamo, a una visione del mercato del lavoro ferma, statica, ma così non lo è più. Ma gli conviene a loro, perché non sono scemi. Ma non, c'è anche quella fetta di lavoratore che va rappresentata. Dopodiché il mondo del lavoro, ripeto, si è di molto allargato, le tutele vanno date anche a chi non ha una rappresentanza. Le partite IVA, ad esempio, no? I lavoratori autonomi hanno avuto anni di difficoltà ad avere una loro forma di rappresentanza. Ci sono tutti i nuovi lavori che non vengono rappresentati. Ora, i sindacati facciano loro, però è chi governa questo paese che deve avere, voglio dire, una visione probabilmente meno partigiana su chi rappresentare e sull'affrontare le dinamiche del mondo e del mercato del lavoro. Non è solo il sindacato ad avere difficoltà di interpretarlo, perché la cosa più grave secondo me non è il sindacato in questo caso, ma è anche la rappresentanza politica che non ha compreso la complessità della globalizzazione. Comunque, al di là di tutto, vi voglio fare i complimenti pubblicamente perché siete molto chiari quando parlate ed è un piacere interagire con voi. A tra poco. Ci poniamo quindi l'ultima domanda di questa sera. Il governo regge ancora, non è proprio una domanda da poter liquidare in 26 minuti, però diciamo che la grande sfida adesso è sull'autorizzazione a procedere in merito a rinvio a giudizio sul caso Diciotti. Sapete che la Diciotti è stata una delle prime imbarcazioni dell'ONG a trasportare immigranti, profughi, e il ministro degli interni Matteo Salvini aveva vietato loro di scendere a terra. Da qui la denuncia, con tanto di indagine all'inizio sembrava quasi una provocazione, invece poi la procura ha formulato l'accusa di sequestro di persona. Non entriamo tanto stasera, l'abbiamo già fatto in passato, nel merito di quelle accuse, quanto ci sia da parlare, soprattutto quanto ci sia da capire se ci sono motivazioni giuridiche o se invece è una strumentalizzazione politica, ma al di là di questo, adesso il problema è che il Movimento 5 Stelle non si è ancora chiaramente dichiarato cosa farà. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contro l'immunità parlamentare, contro i privilegi della casta. In questo caso, per salvare il governo, vieterà il processo a Salvini. Molti leghisti non sono molto tranquilli perché diffidano dei 5 Stelle e il servizio lo ha realizzato un collega di Repubblica e lo vediamo. Base della Lega, si fida o no dell'alleato a 5 Stelle sul voto di autorizzazione a procedere nei confronti del segretario Matteo Salvini? Io personalmente non molto. Di Di Maio? Perché? Di Maio ancora e Toninelli, ma di Fico pochissimo, quasi niente. Anche Di Battista non mi piace. Mi fido di Di Maio, Fico non mi fido. Penso che si sia creato un bel rapporto tra Salvini e Di Maio. Molto. Capitano non mollare, capitano non mollare, capitano non mollare, non ti fare processare. Non mi fido di due persone del movimento, di Battista e Fico, perché sono Fico è uno che viene dai centri sociali, l'altro più o meno è la stessa cosa, per cui non è che mi fido molto, abbiamo delle idee completamente diverse. Ho fiducia in una parte dei 5 Stelle. In quale non ha fiducia? In quale non ho fiducia? La parte più a sinistra.
bravissima, numero 71. Sono obbligato a fidarmi perché non ci sono alternative e quindi anche loro non hanno alternative. Ma loro rischiano di fare uno sgambetto ai loro stessi principi. Ho capito, però ci smenano loro dopo. Se loro gli fanno lo sgambetto lo santificano. E quindi è tutto vantaggio per Salvini. Spero che poi non diventi un giuda qualcuno. Punto. Hai già mangiato? Sì, dell'ottima polenta e zola, che consiglio a chiunque perché polenta eccezionale. Ma secondo lei perché Salvini ha deciso di cambiare idea nel giro di una settimana dal sì mi faccio processare al aiuto aiuto? È abbastanza logico, perché un conto è la reazione spontanea del Salvini guerriero che dice, l'altro invece riflettendo meglio, vedendo le carte, viene messo sul banco degli imputati un intero governo, è giusto dire il governo non si fa processare. Il destino politico di Salvini, il segretario del fu partito indipendentista Lega Nord, oggi Lega, nelle mani di un partito che invece ha il suo bacino elettorale quasi totalmente al sud, è una cosa che insomma spiazza un po'. Un pochino, fa pensare un po', di sicuro, però se vogliono reggere devono mettersi un po' d'accordo. Allora, grazie al collega di Repubblica, perché questo servizio è stato realizzato in una delle tantissime feste della Lega al Nord, tra una polentata e un etto di gorgonzola, visita di Salvini, e ne ha approfittato il collega per fare la domanda. Voi vi fidate dei 5 Stelle? Voteranno per la difesa di Salvini? E alcuni hanno risposto candidamente, sì, di Di Maio ci fidiamo, di Fico no. Vi fidate voi? Guarda, innanzitutto ho intervistato tante persone che sono lo zoccolo duro della Lega, che sono signori di una certa età, però ci sono anche tanti giovani nella Lega che non hanno intervistato e che probabilmente, come penso io, avrebbero detto se ci fidiamo. Ci fidiamo perché comunque stiamo governando insieme, perché c'è un contratto di governo che va a lavorare per costruire qualcosa di positivo per il nostro paese e per gli italiani, perché il ministro dell'Interno... Però loro ci hanno fatto due cose così negli anni scorsi sull'immunità. In questo caso, come ha detto lo stesso Di Maio, è un caso a sé, è un caso speciale e diverso. Perché? Perché Salvini intanto è fuori di dubbio che ci sia un accanimento giuridico nei confronti del ministro dell'Interno, e questo l'abbiamo capito tutti. E il fatto è che venire processato perché sta difendendo i confini italiani, perché vuole sapere chi entra nel nostro paese, perché lo ricordo ancora una volta e tu lo sai che io lo sottolineo, le persone che arrivano nel nostro paese con gli ONG e con i barconi non scappano tutti dalla guerra e dalla fame, molti vengono veramente sequestrati dalle loro case nei loro paesi dell'Africa e introdotti al giro della prostituzione, al giro della droga, al giro del caporalato e ahimè anche per il traffico di organi, e questo lo sappiamo e questo lo continuiamo a dire. È giusto che noi dobbiamo sapere chi entra nel nostro paese, anche perché bisogna cominciare a lottare contro il traffico di esseri umani. Quindi venire processato perché? Perché sta facendo esattamente quello che aveva detto che avrebbe fatto in campagna Fico elettorale. Fico però per esempio non si è presentato quando si trattava di votare il decreto sicurezza. Allora, sinceramente non commento Fico, io sono fiduciosa nei confronti dei 5 Stelle perché con buon senso certamente decideranno quello che è giusto, cioè di non far processare il ministro dell'Interno Salvini. Perfetto, allora cattivissimo come sempre, voi avete fatto anni a dire basta casta, basta immunità, esatto. E adesso per salvarvi il vostro culo non votate per il processo di Salvini. Beh, diretto, eh? No, ragazzi. Ma bisogna parlare così in maniera... molto pragmatica. Tanto poi alla fine sai che andiamo a bere un aperitivo. Quindi. Sì, anzi, no, visto l'orario. Visto l'orario è digestivo, saranno le 10:30, 11. Va bene, ma io prima di andare a dormire qualcosa mangerei. Ma sì, sì, beh, anch'io. Vai sì. Da tuo marito che ti aspetta, perché voglio dire. Volevo solo constatare che con la Lega c'è già un tema in comune, che l'età media della base degli attivisti è molto alta. Ce l'abbiamo anche noi questo problema, i giovani un po' scappano. No, noi di giovani ne abbiamo tanti. Assolutamente. Veniamo alla risposta. Al di là di questo,
Questa è una convivenza che, come avete potuto constatare, non è facile. C'è un contratto che fa fede e sintetizza un po' tutti i punti che tratteremo insieme, che abbiamo trattato finora. Tuttavia io ho già riflettuto anche sulla rete insieme a, appunto, la base, dicendo che mi va benissimo collaborare su punti in comune, però dobbiamo mantenere fede anche a quello che siamo stati, altrimenti noi perdiamo dei lati distintivi della nostra politica, tra cui anche questo, proprio di un giustizialismo, se vogliamo, comunque di mettere chiarezza in determinate situazioni. Però c'è un'attenuante molto grossa e voglio sollevarla anche questa sera. La scelta non è stata solo di Salvini di intervenire in quel contesto della 18, ma questa è governativa. Questo fa la differenza. Quello che mi dispiace è che tutte le figure, il Presidente del Consiglio lo ha ribadito. L'ho ribadito e ha fatto molto bene. Tutte le figure di governo sono coinvolte, del governo giallo-verde, non solo il singolo ministro degli interni. Pertanto io vedrei una cosa molto più giusta, molto più equa, mandare a processo comunque tutte le figure chiave, non solo tutto il stesso governo. Salvini. Questo non significa rimettere in discussione il governo, ma fare chiarezza in una situazione che, a mio parere, poi era necessaria ad agosto, questo braccio di ferro da avviare con la Francia o comunque con l'Europa, con tutto l'asse europeo. E mi dispiace che sia successo a discapito anche di vite umane, che però non abbiamo gettato in mare, come qualcuno ha voluto accusarci di mancata difesa verso i diritti umani, questo no, ma quel braccio di ferro era necessario quest'estate. Strano. Posto che Forza Italia si è da subito posta in maniera chiara sulla questione, siamo assolutamente per non far processare il ministro per una sua legittima posizione da rappresentante del governo italiano nel gestire i flussi migratori. Però non posso astenermi dal rilevare certi paradossi. Voglio dire, ma soprattutto il paradosso non è la posizione legittima che ha espresso Sollazzo, ma il fatto che a pochi giorni, perché Gasparri, che è il presidente della Giunta delle Immunità, ha detto che arriverà in aula probabilmente entro la fine di questo mese, quindi certo. Ci siamo. La posizione del Movimento 5 Stelle è la posizione che un singolo esponente può esprimere o c'è una posizione unica? Questo non si è capito. Ci sono vari ministri che vanno in televisione a dire era una scelta del governo, però non è vero, perché sul tema dei porti chiusi, i porti chiusi non li sceglie il ministro degli interni, sceglie il ministro delle infrastrutture, anche portuali. Non c'è stato un singolo provvedimento del ministro Toninelli che disponesse la chiusura di qualche porto. C'è stata una concertazione tra ministeri e del da farsi, e poi interviene il presidente del Consiglio Conte a dire, ad esempio, sull'ultimo caso: se non andiamo a prenderli in nave, vado io e li porto in aereo. Cioè c'è tutta una, come dire, Salvini va avanti, c'è qualcuno che lo contraddice, non c'è una linea. Vabbè, non riesco a capire. Va processato pure? Assolutamente no, assolutamente okay. No, era una scelta legittima che il ministero del Interno doveva prendere. Allora. Grazie, tra io poco. Non lo dico. Io non lo dico. No. Rieccoci, ci chiediamo, il governo regge ancora alla luce proprio dell'autorizzazione a procedere al processo al ministro dell'Interno Salvini. Bergonzi, cosa mi racconta? Io direi di fare un minimo di chiarezza, se no non ci si capisce. Vai. Innanzitutto è surreale che un governo regga se non viene processato il suo esponente di maggior rilievo, che è Salvini, obiettivamente. Trovo surreale che pagheranno un prezzo altissimo il Movimento 5 Stelle a votare contro un'autorizzazione a procedere, qualsiasi essa fosse. Pagheranno un prezzo altissimo. Ma la domanda di fondo è, perché se no non ci capiamo, ma per quale motivo non dovrebbe essere processato? Cioè, da che cosa ci si difende? I magistrati non lo accuseranno mica della linea politica legittima, io non la condivido, ma legittima scelta del governo, assolutamente. Lo processeranno esclusivamente se nel mettere in atto quella linea politica sono state violate delle disposizioni di legge o no. La magistratura non può sindacare la linea politica. Il punto è proprio questo, sono state violate o no? Il punto è molto semplice, il comandante della 18 non ha avuto ordini scritti, ok?
la catena di comando, e questo è uno dei problemi giuridici, non ha avuto ordini scritti per rimanere alla fonda e non far sbarcare le persone. Poi ci entriamo nel merito se volete, sì. Ma non è mai accaduto, qui si fa un minestrone con le ONG e quant'altro. Questa è una nave della nostra Marina Militare, non è mai accaduto che una nave non possa attraccare nei suoi porti, non ci sono ordini scritti, è su questo che bisogna rispondere. Si può governare come si vuole, poi l'opposizione critica e chi è al governo magnifica l'operato del governo, però non si possono violare delle disposizioni di legge, questo è il punto. Se io mi sentissi sicuro di non aver violato la legge, chiedo io di essere processato domani mattina, perché il cittadino normale non può scegliere se farsi processare o no, è per forza processato. Non vedo perché il maggiore esponente del governo debba nascondersi mettendo in difficoltà il suo alleato nel votare contro l'autorizzazione a procedere, punto. Semplicemente perché la magistratura sta sindacando sulla linea l'operato politico, no, dei ministri dell'interno. Permettimi, non, ti sbagli, non può sindacare, non deve dire quali articoli di legge sono stati violati. Allora, mi sembra un paradosso che il ministro dell'interno venga processato per aver difeso i confini italiani. Ma non è per punto. Questo, questa è la vostra propaganda. Se poi vogliamo parlare anche questa del caso Sea Watch, che è un altro caso a sé, questa che è eclatante, che invece di andare in Tunisia, che era il porto più sicuro e più vicino, perché la Tunisia non ha risposto, ha deciso di sua spontanea volontà di venire in Italia, che neanche l'Italia aveva risposto. L'Italia risponde sempre, allora non diciamo chiediamoci perché, diciamo perché cose, questi scusate, migranti vengono ogni qualvolta portati sui porti Salvini italiani. Ha violato o no la legge? Questa è la domanda. La domanda è: Salvini ha violato o no la legge? No, assolutamente no, non deve essere processato. Non deve essere processato, quindi non vogliamo vedere se l'ha violata o no. Vogliamo evitare di vederlo, perché abbiamo paura che l'abbia violata. Avete paura che l'abbia violata. Se non aveste paura, i confini italiani e di cominciare sono a combattere sono un traffico di esseri umani. Ha violato o no la legge? Che voi del PD avete cominciato o no la legge a puntare in Italia. Noi abbiamo voi vi siete niente. Riempiti la bocca della parola accoglienza senza essere capaci di accogliere. La propaganda finirà. Non volete per voi un brutto la risveglio, fatti che vi aspetta un risveglio drammatico, in Italia senza drammatico. Un minimo di futuro e vengono arriva il muro. Introdotti per adesso, alla per adesso però allo spaccio di droga Abruzzo, e al traffico in di Abruzzo oggi hanno preso il 27%, poi la destra ha preso il 48%, il centrodestra ha preso il 48%, e la Lega è coalizzata con il centrodestra, ma di cosa stiamo la Lega con queste due marce che da una parte è col centrodestra e governa con 5 Stelle di esseri umani che avete alimentato fino ad oggi e grazie a Dio che non fate il gioco delle tre carte in continuazione, scusate, non ingannate mica a vita le persone. Bergonzi ha fatto una domanda precisa. Salvini, al di là della politica, oppure sì. No, violato la legge. Ha fatto una domanda giustissima, però omette di dare il significato vero dell'istituto di immunità. Cioè il Parlamento, nella sua piena sovranità, può esprimere se un giudizio o meno su un ministro è stato fatto o espresso nell'interesse nazionale. Certo. Questa è la scelta politica che deve fare il Parlamento. Questo è questo un tema. Questo lo so anch'io, attenzione. Lo sappiamo, però questo lo so. Salvini ha fatto solo gli interessi nazionali, è ovvio, io vorrei ribadirlo. Violando o no ribadirlo. La legge? No, ma al di là del violando o no la legge, che c'è una magistratura che si esprimerà in altri metodi e in altri mezzi, il Parlamento, che non è organo giuridico ma è organo di indirizzo, deve dire se le azioni secondo il Parlamento sono azioni politiche o meno. E secondo il mio giudizio no. È però vero che il prezzo più alto di questa scelta lo pagherà il partner di governo della Lega, perché è sempre stato sulla posizione che adesso l'onorevole Bergonzi esprime. Posso farvi un esempio? Non accusatemi di fare paragoni, non c'entrano nulla quelli faccio del fascismo. No, faccio soltanto questo esempio. Nel 38 è un esempio forte. E già l'hanno... Un attimo. Non vuole essere un paragone. Vuole essere un dispositivo, un percorso legislativo e basta. Sì. Non è un paragone tra le cose. Nel 38, quando vennero fatte le leggi razziali, Mussolini avrebbe potuto perfettamente dire le stesse cose e porle in essere, non lo ha fatto, ha fatto una legge. Quindi se siete convinti di non aver violato una legge, modificate la legge, avete tutto il diritto di farlo. Questa è un'altra questione. Il punto è che manca la catena di comando, si è fatto coi tweet, quella roba lì la si è fatta come fate sempre, sui giornali o sui tweet, fate la legge e così non la violate.
ma se non la fate incorrere in una... per non incorrere in un problema con la magistratura. Un attimo, aspetta che formulo attenzione, perché questa è una roba da passato craxiano. Fatemi formulare la domanda senza insultare nessuno. Io dico fate una legge. Ammesso che la magistratura in Italia non abbia mai fatto politica. Ammesso. E non concesso. E ribadisco, giusto. E ribadisco, faccio questo tipo di riflessione da craxiano. Ammesso che non abbia mai fatto politica. Uh-huh. Che cosa avrebbe dovuto fare il governo per evitare che dalla 18 sbarcassero ancora immigrati in Italia? Uh-huh. Toninelli avrebbe dovuto vietare la chiusura del porto. Qual è la famosa catena di comando a cui ti riferisci? Mi riferisco a chi dà ordini al comandante, quindi a chi dà disposizione. Chi doveva dare l'ordine? Toninelli? Toninelli lo dà per quanto riguarda i porti. Il porto. Toninelli è responsabile fino al porto, dallo sbarco è responsabile Salvini. Esatto. Dallo sbarco è responsabile invece Salvini. In questo caso è stato Salvini. Invece in questo caso che ha vietato... Salvini lo ha vietato a parole. Manca un ordine di dire, visto gli articoli e allora, XY. Se manca l'ordine, perché mi accusi Salvini di sequestro di persona? Bravissimo. È stato o no così? Per saperlo bisogna che il processo si faccia, però questo è il punto. Ma tu mi insegni che quando inizia un processo, allora guarda quanti socialisti sono stati assolti dopo 10 anni e intanto gli hai distrutto la vita. Ma guarda che io vengo dalla democrazia cristiana e quindi voglio dire, certi esempi li ho conosciuti allora, molto bene. Questa vicenda è successa nel luglio, alla fine di giugno c'è stato un vertice europeo che ha siglato, diciamo, esatto, così, degli accordi di ridistribuzione che confermavano come dire, accordi precedenti. Il governo italiano, ripeto, io sono all'opposizione, non sono sempre magnanimo, ma in questo caso secondo me si è comportato bene, ha cercato di far rispettare un accordo che era stato appena preso, senza, voglio dire, non c'è stato il trattamento, c'è stato uno stop temporaneo per capire se gli accordi presi qualche settimana prima di ridistribuzione potessero essere effettivamente onorati. Che questo è stato fatto. E quindi non li fai scendere, non li metti in un centro perché li stai chiudendo e quindi li stai buttando in mezzo alla strada. Ha detto che è stato uno stop temporaneo, nessuno li ha buttati in mezzo alla strada, no, ma i potevi paesi, farli scendere e farli andare in un centro di... dovevano rispettare l'accordo, e l'Europa doveva e deve quelli che stare quelli che stanno sgomberando, li parcheggiavi. Beh, ma sai, se nei cari c'è spaccio di droga, prostituzione, è colpa tua, ci devi guardare. È colpa vostra che non l'avete vigilato. Come? È colpa vostra che non l'avete vigilato. Ma adesso, le forze dell'ordine, è colpa nostra ancora. È colpa vostra che rimediate. Al cielo, il ministro Salvini il non sta chiudendo, va benissimo. Sta rimediando. Abbiamo un futuro luminoso. Sta rimediando. Quello che è difficile è il vostro. Quello che è difficile è il vostro. Il grande centro immigrato di Castelnuovo, da quando è che ci sono? Sarà un risveglio drammatico per questi, anche per il paese, ma per loro sarà un risveglio drammatico, perché finito l'applauso c'è il forcone. Allora andava meglio quando voi li tenevate nei cari a fare tutti i loro porci comodi, prostituirsi, drogarsi, spacciare, anche che nessuno sapeva niente. Anche lì vogliamo parlare anche di Milano, del sindaco Sala, occhio non vede, cuore non duole, vogliamo parlare di questo. No, ma glielo ricordo Milano Trash. Siamo sinceri. Glielo ricordo Milano Trash. Lasciamo stare, cosa c'entra il sindaco Sala? Ha nominato il Palasharp e... Non lo so, è una vicenda che non so, io non parlo di vicenda. Va bene, scusa. Dimmi. Però si parla, cioè il risveglio sarà drammatico. Sicuramente si sono create aspettative molto alte e sarà difficile onorarle tutte, sicuramente, però una piccola tendenza è cambiata. Insomma, bisogna anche dirlo un po' tutti, i dati parlano per la prima volta cambia di in peggio. Questo no, è non problema. È in peggio. Ma parlano di più espulsione capisco. Che arrivi, parlano di una riduzione drastica negli ultimi mesi degli arrivi rispetto agli anni precedenti. Parlano di una considerazione europea, in realtà, se l'Unione Europea è costretta a discutere delle redistribuzioni. È perché l'Italia non è più disposta ad accoglierlo. Non è più disposta ad accordarlo, cioè secondo me si è incanalato il percorso giusto. Poi le aspettative più alte rispetto a quello che si può fare nell'immediato sono sicuramente d'accordo, se 100.000 rimpatri sarà difficile riuscire a fare. Siamo davvero al termine, vi chiedo semplicemente un sì o un no, perché poi questa puntata viene smembrata e terremo la vostra risposta
per il futuro, per vedere se a mo' di ricatto, magari attaccata alla domanda, no. La risposta attaccata alla domanda. Manipolazione di informazioni non appartiene a noi, ci mancherebbe. La domanda è: il governo regge ancora, sì o no? Sì, assolutamente. Certo che sì, se ci permettono di lavorare, perché sta lavorando bene. Sì o no? Spero di no. Spero di no. Spero di no. Vabbè, Forza Italia. Sì, al mastice più formidabile, il potere. Vorrei far capire che l'unico spero di no è di Oscar Strano. Coerentemente. Ma certo, ci mancherebbe. Anzi, grazie e buon lavoro al Presidente del Consiglio del Municipio 4 di Milano, Oscar Strano. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro per il Partito Democratico, l'amico Marco Bergonzi. Grazie a voi, buonasera. Grazie e buon lavoro naturalmente per i 5 Stelle a Simone Sollazzo. Grazie a tutti, buonasera. E grazie doppiamente, lei sa perché, all'amica Teresa Schiavo della Lega. Buonanotte, grazie, mi devi offrire la frittata. Cos'è che devo offrirti? Ma te la faccio io a casa. senza la finta polpa di Grank, che a indagare cosa c'è dentro davvero. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi. Filo diretto del nostro pubblico, avete una mail a cui inviare le vostre segnalazioni quando volete, eccolo qua, lo dico a vladi@email.it. Siete già tantissimi, piano piano la nostra redazione sta rispondendo e presto verremo a trovarvi con la nostra troupe. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con la voce di reporter, mercoledì invece con Gente di Milano e Milano Trash. A voi tutti buonanotte.